La quinta generazione, tra le tante cose, ci ha forse regalato il gioco Pokémon più profondo a livello di lore. Tempo addietro feci un video in cui cercai di interpretare il conflitto della quinta generazione tra N e Gechis, riconducendolo al fondamentale dualismo che caratterizza l'intera nostra avventura unima, quello tra nero e bianco e tra ideali e verità. Eppure, se a noi tutti è abbastanza chiaro sommariamente il ruolo che Reshiram e Zekrom hanno all'interno della filosofia di Pokémon nero e bianco, che è degnissima di essere chiamata tale, visto che è fonte di ispirazione di questi giochi, ciò che è meno chiaro a questo punto è il ruolo del terzo Pokémon leggendario e delle sue rispettive fusioni, ossia Kyurem. Ma come credo sia inevitabile, per parlare di Kyurem e per sviscerarne il concept, dobbiamo scendere nei meandri della quinta generazione e andare a toccarne le radici più profonde. E dunque benvenuti, signori e signore, in questo nuovo Concept Analysis. Cominciamo con il mettere a fuoco la lore del cosiddetto Trio Tao. Un tempo uniti in un unico grande drago leggendario, Reshiram e Zekrom presero vita separatamente per affiancare uno dei due fratelli in combattimento. Il primo dei due appoggiò il maggiore, che desiderava un mondo governato sul principio della verità, mentre il secondo si schierò in favore del minore, che sognava invece un mondo retto sopra principi ideali. La scissione del drago originario diede però vita ad un terzo essere che prese il nome di Kyurem, frutto del vuoto lasciato da Reshiram e Zekrom. Come forse già saprete, i Pokémon in questione sono ispirati alla filosofia taoista e più precisamente al concetto di Yin e Yang. Ma prima di accedere a questa parte del nostro discorso, è utile porre un paletto già da questo punto, a partire dall'origine del nome di Kyurem. Se infatti i nomi Reshiram e Zekrom derivano dai vocaboli Shiro e Kuro, rispettivamente bianco e nero, il terzo Pokémon leggendario ha un'etimologia un po' più complessa. Già, perché il nome Kyurem non deriva solamente da Rei, ossia freddo, ma anche da Mu, che significa nulla. Per ora teniamoci stretta questa correlazione tra freddo e nulla, ci tornerà utile molto più avanti nel nostro discorso. È arrivato piuttosto il momento di andare a parlare del concetto di Yin e Yang rappresentato da Reshiram e Zekrom, per poi aprirci una via verso il concept di Kyurem. Nella filosofia taoista che ho citato in precedenza, il concetto di Yin e Yang sta a rappresentare quel dualismo all'origine dell'ordine naturale. Banalizzando molto, giusto per farvi intendere la questione, se lo Yin rappresenta la notte e le forze distruttrici, lo Yang rappresenterà al contrario il giorno e le forze vivificanti, senza che in ciò vi sia alcuna implicazione di tipo morale. Quello che voglio dire è che, per quanto nella nostra ottica una forza distruttrice possa essere considerata come cattiva al contrario di una vivificante, all'interno dello Yin e dello Yang ciò non ha alcun riscontro, perché ambedue fanno parte dell'ordine cosmico, che è anche distruttivo sotto certi aspetti. Pensate banalmente alla morte, che certo non ci entusiasma, però esiste ed è perfetta. Perfettamente naturale. Ora, come facile intuire, lo Yin, simbolo della notte, è rappresentato dal colore nero, mentre la rappresentazione del giorno, ossia lo Yang, è simboleggiato dal colore bianco. È dunque evidente a questo punto chi nel mondo Pokémon rappresenti queste due metà. Zekrom, il Pokémon nero ideale, sarà incarnazione dello Yin, mentre Reshiram, il Pokémon bianco verità, sarà portatore dello Yang. Ma attenzione, Yin e Yang non sono separati ma uniti, e anzi la loro separazione genererebbe un clamoroso disordine cosmico. Giorno e notte, vita e morte e tante altre coppie di questo genere sono riunite all'interno del Tai Chi, l'unità degli opposti che nell'ottica Pokémon non sarebbe nient'altro che il drago originario. Non è dunque un caso che Reshiram e Zekrom, dividendosi dal drago originario, sconvolgano l'ordine della regione di Unima tramite guerra. Di quale ordine si stia parlando in questo momento lo chiariremo più avanti. Concludendo almeno in apparenza la questione dello Yin e dello Yang, ho un'ultima riflessione da fare che ci permetterà poi di sfociare nel vero mare magnum del nostro discorso. Come si evince dal simbolo stesso del Tai Chi, che comprende lo Yin e lo Yang, il bianco e il nero sono per così dire contaminati. Nella parte di cerchio bianca, che dovrebbe rappresentare, semplificando molto, la vita, vi è un altro cerchio nero che paradossalmente indica la morte, e viceversa, a parte invertita, la situazione è la medesima. Questa osservazione, oltre che essere una mostruosa intuizione filosofica secondo cui non si dà un effettivo contrasto senza un'unità di fondo, ci permette anche di mettere in evidenza e conseguentemente di confermare un elemento che avevo già messo in luce all'interno del video precedente che già vi ho citato. Così come lo Yin e lo Yang non sono puramente nero e puramente bianco, allo stesso modo Zekrom e Reshiram non sono puramente ideale e puramente verità. Pensateci, Reshiram non è forse la mascotte di Pokémon nero? E Zekrom, al contrario, non è forse il protagonista di Pokémon bianco? E se noi prendiamo le due copertine dei giochi e le riunissimo, non creeremmo forse qualcosa di molto simile al Tai Chi? Non staremmo forse in questo modo richiamando la reale essenza
presenza del drago originario. Del resto, come detto nella teoria sulla quinta generazione precedente, N all'interno della trama non fa altro che erigere a verità un suo ideale. E i due concetti, come accade tanto con lo Yin quanto con lo Yang, sono impossibili da scindere anche qualora lo siano, e anzi né la verità né tantomeno l'ideale esisterebbero se fossero divisi l'uno dall'altro. Attenzione, ho strutturato la frase in precedenza appositamente in maniera particolare. Ho posto infatti un'analogia tra ideale e verità e Yin e Yang, non un'identità. Non ho detto che i due concetti sono nello Yin e nello Yang, ma sono come lo Yin e lo Yang. Avrete forse capito dove voglio andare a parare. Il concetto di verità e ideale all'interno di quello di Yin e Yang non esista. E allora c'è qualcosa che non torna, c'è un elemento che non abbiamo fatto quadrare. Ma si sa, da sempre Pokémon non fa riferimento agli elementi da cui trae ispirazione in maniera pedissequa, ma piuttosto li rielabora per creare qualcosa di originale. E allora prestate attenzione a questo passaggio fondamentale. Il concetto di Yin e Yang nel mondo Pokémon viene traslato sul piano politico. Cerco di spiegarmi meglio. Fino ad ora abbiamo detto che lo Yin e lo Yang rappresentano coppie di opposti quali, a titolo esemplificativo, la notte e il giorno, la femmina e il maschio, l'ovest e l'est e il freddo e il caldo. Tutti elementi che connotano un ordine naturale che però in Zekrom e Reshiram non è presente, perché questi Pokémon si creano nel momento in cui c'è una scelta politica da fare. Ideale e verità entrano in conflitto per cause politiche, perché devono scegliere quale governo sostenere. Per questo, quando qualcuno mi ha detto che il drago originario rappresenterebbe un fantomatico plasma, mi sono detto totalmente estraneo a questa teoria. Reshiram e Zekrom non c'entrano nulla con la natura, c'entrano semmai con le scelte degli uomini che in quanto tali sono politiche. Quante volte nella storia della politica si è lottato per raggiungere un ideale e quante volte un ideale è stato inteso come verità? La politica è esattamente un miscuglio di verità ideali e di realtà e menzogna. Addirittura spesso essi nemmeno si distinguono, e l'abbiamo visto tanto nel Tai Chi quanto in Enne e in Gecis. E allora, alla luce di questa nuova prospettiva con cui guardare Reshiram e Zekrom, possiamo interpretare lo Yin e lo Yang e conseguentemente il Tai Chi in chiave politica. Se il Tai Chi, ossia l'unione degli opposti, rappresenta un ordine cosmico, ciò che gli corrisponde nel mondo Pokémon, ossia il drago originario, rappresenta la pienezza di valori e dunque una sorta di utopia, un governo perfetto, uno stato perfetto. Disunire il drago originario vuol dire, in altri termini, generare un conflitto, polarizzare il sistema politico e smembrare quel governo perfetto, creando una differenza tra verità e ideali che in fin dei conti non esiste. Bene, dopo non so nemmeno quanti minuti di video, abbiamo finalmente dato un'interpretazione a Reshiram, Zekrom e il drago originario, traslando l'originario concetto del Tai Chi in chiave politica. Il governo perfetto richiederebbe unità di verità ideali. Qualora essi fossero divisi, non solo genererebbero conflitti, ma perderebbero anche di consistenza propria. Eppure, da questa nostra analisi, come credo abbiate notato, abbiamo lasciato in disparte il vero protagonista di questo video, ossia Kyurem. Fino ad ora abbiamo semplicemente chiarito e spiegato alcuni aspetti di Reshiram e Zekrom, che però in fin dei conti erano già noti. A questo punto credo sia arrivato il momento di prendere Kyurem e di inserirlo all'interno del nostro sistema per dire finalmente qualcosa di mai detto prima d'ora. Abbiamo detto che Kyurem è ciò che resta del drago originario dopo la scissione di Zekrom e Reshiram, cioè dopo la divisione e il conseguente annichilimento di ideali e verità. Per parallelismo, allora dovremmo trovare qualcosa all'interno della filosofia taoista che permanga qualora al Tai Chi si sottraessero sia lo Yin che lo Yang. Credo non vi stupisca sapere che quel qualcosa c'è, ma forse potrebbe stupirvi ciò che è effettivamente quel qualcosa. Già, perché ciò che rimane nell'assenza di Yin e Yang è il cosiddetto Wuqi, che non è altro che l'origine di tutto, ossia il nulla. Vi ricorda qualcosa questo nulla? Non l'abbiamo forse già ritrovato all'interno dell'etimologia di Kyurem ad inizio video? Kyurem da Rei, ossia freddo, e Mu, ossia nulla. Freddo e nulla, ma cosa diamine c'entrano? Ok, Kyurem sarebbe il Wuqi, l'assenza di Yin e Yang, quindi l'assenza di Zekrom e Reshiram, ma perché dovrebbe essere di ghiaccio? E poi già lo sapevamo che era un guscio vuoto, non abbiamo fatto nient'altro, anche in questo caso, che approfondire un aspetto già noto. Io vi avevo promesso qualcosa di mai sentito prima, dov'è la novità? Prendiamo un attimo tutto questo discorso e trasliamolo sul piano politico di cui abbiamo parlato poco fa. Il Tai Chi è il drago originario, quindi la pienezza e l'identità di ideali e verità. Lo Yin è Zekrom, ossia l'ideale che si è staccato dalla verità, mentre lo Yang è Reshiram, cioè la verità che si è staccata dall'ideale. Dunque Kyurem è l'assenza di verità ideali. Non sembra, ma con ciò abbiamo spiegato tutto. Prendete un uomo e toglietegli la speranza, toglietegli i sogni, toglietegli qualcosa per cui lottare, insomma toglietegli un ideale, una verità che sono i propulsori delle nostre azioni.
emozioni. Svuotate il suo animo della sete di verità e della brama di ideali e adesso fermatevi, visualizzatelo davanti a voi e affibbiategli un aggettivo. Se questo aggettivo l'avete trovato, o è un sinonimo di freddo, oppure probabilmente è freddo. Freddo e caldo sono due archetipi di ogni cultura umana. Caldo è ciò che induce l'azione umana, cioè la ricerca della verità e il desiderio di un ideale. Freddo, al contrario, è la mancanza di ciò, è il congelamento, è l'impossibilità a muoversi e siccome anche nell'ottica taoista tutto l'essere dinamico, esso non fa altro che simboleggiare il nulla e dunque il non essere. In una parola, Kyurem non è nient'altro che il nichilismo, ossia la totale assenza di valori. Non è allora un caso che Kyurem si congeli per sua stessa natura. Già, perché Kyurem non è congelato da cause esterne, ma da cause interne. Il Pokédex ce lo dice, è lui stesso che produce quel gelo che lo congela. È come se la sua stessa essenza, la sua natura interiore fosse di ghiaccio ed è proprio per questo motivo che il corpo è congelato. Ma se solo fosse unito a Reshiram e Zekrom, questo Pokémon smetterebbe di essere ghiacciato perché al suo interno avrebbe finalmente un'energia calda. No, non è possibile. Cosa vuol dire che smetterebbe di produrre ghiaccio? Ma noi sappiamo che non è così. Kyurem White e Kyurem Black sono fusioni di Kyurem con Reshiram e Zekrom, eppure il ghiaccio resta. E certo, quello mica è il drago originario. Kyurem bianco e Kyurem nero sono forse il peggio del peggio, qualcosa che nell'ottica taoista non è nemmeno concepita, ma che all'interno della scena politica fa la sua entrata in scena in maniera dirompente. Non è un caso che questo tipo di Pokémon nasca per mano dell'uomo, e più in particolare per mano dell'uomo e del politico più malvagio del mondo Pokémon, ossia Gechis. Kyurem bianco e Kyurem nero sono delle creature abominevoli che uniscono il nichilismo alla verità e all'ideale, ma separatamente. Ed è abominevole perché è un paradosso. Come può l'assenza di verità ed ideali riunirsi a uno dei due e comunque nonostante ciò rimanere tale? È molto semplice, Kyurem non si unisce a verità e ideale, Kyurem usa la verità e l'ideale. Non diversamente, guarda caso, da ciò che Gechis fa in Pokémon bianco e nero. Utilizza un ideale, ossia la liberazione dei Pokémon dal giogo umano per portare a compimento i propri piani nichilistici, ossia incuranti di ogni valore. E questo accade perché il nulla ha una forza attrattiva e plasmatrice incredibile. Si ammanta di ideali e di verità, ma sempre nulla rimane e proprio in quanto nulla, proprio in quanto cosa che non ha un'essenza sua, può insinuarsi negli ideali, può insinuarsi nelle idee, fare il loro gioco e fingere di essere loro. Può prendere un ideale, distorcerlo e renderlo verità, non diversamente da quello che la demagogia fa in politica ingannando il popolo. Non dimentichiamoci che nella filosofia taoista è proprio questo nulla che sta alla base della creazione del Tai Chi. È da lui che hanno origine lo Yin e lo Yang e dunque forse come un figlio che condivide il materiale genetico con il proprio padre, anche loro, anche lo Yin e lo Yang, non sono altro che figli del nulla e dunque in una certa misura nulli anch'essi. E certo, il mondo Pokémon non può contemplare un'idea di questo tipo, è come potrebbe, è un videogioco, è mitologia. Insomma, non è il suo compito. Eppure potrebbe essere giunto per noi umani di questo mondo guardare in faccia la realtà dei fatti. Certo, se questa fosse davvero nulla, vi sfido a farlo. Ci tengo, prima di concludere, a ricapitolare un attimo il tutto, perché questo credo sia il video più complesso a livello filosofico che io abbia mai fatto e non sono tanto sicuro di avervelo fatto intendere precisamente come lo volevo io. Il risultato finale della nostra interpretazione del concept di Kyurem, che ci ha costretto a richiamare quelli di Reshiram, Zekrom del drago originario, è che se Zekrom è l'ideale e Reshiram è la verità, allora Kyurem non può essere nient'altro che l'assenza di questi valori e dunque il nichilismo. Il drago originario rappresenterebbe in quest'ottica l'utopia e quindi un governo perfetto fatto di coincidenza tra verità e ideale, mentre le forme fuse di Reshiram e Zekrom insieme a Kyurem non sarebbero altro che la degenerazione degli ideali di verità e di ideali, divenuti strumenti in mano del nichilismo e alla fin fine, a conti fatti, nient'altro che demagogia. Il tutto basato su un parallelismo tra l'ordine naturale dello Yin e dello Yang e il contesto politico all'interno del quale i Pokémon di Unima sono irreparabilmente immersi. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video, seppur complicato, vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.